Il punticino sembrava ormai in saccoccia, anzi al 94esimo nessuno lo metteva più in dubbio, ma il mugesano Bussi ha giocato un brutto scherzo ad una Triestina distratta. Quel lancio, la sterzata in aria, è una gamba di troppo, quella di Kodromaz, a farlo andare giù. Dal dischetto c'è Spagnoli e il suo calcio è una sentenza. Finisce 2-1 a Porto Gruaro e non si tratta certo di una tragedia, ma su quanto visto in campo contro una squadra organizzata e tosta come quella di Zironelli, Sannino avrà certo di che lavorare, soprattutto perché della formazione spregiudicata votata al gioco d'attacco vista Ravenna, ieri si è notato veramente poco. I padroni di casa invece sono partiti subito in avanti e già al secondo minuto la difesa dell'Unione ha dovuto sudare per chiudere sulla prima incursione. Al settimo minuto bel pallone gettato nel mezzo per i Mestrini, ma Perisan leva le prime castagne dal fuoco. Poco prima della mezz'ora i veneti vanno vicino al gol, prima Beccaro impegna seriamente Perisan dal limite dell'area, poi su calcio d'angolo conseguente il pallone sfila sotto le gambe di Armà e dell'estremo difensore e Grillo in estremis a salvare la porta. La rete poi inevitabilmente arriva sul lancio di 60 metri del portiere Gagno, a cuore Perisan pasticciano e Sottovia è bravo quanto tempista nel trovare un beffardo pallonetto. Anche in questo caso c'è da recriminare sull'organizzazione difensiva, ma la partita è ancora lunga. Principalli, che sostituiva lo squalificato Sannino, sostituisce Pozzebon per Bariti, a Quadro per Meduri e sono proprio i neo entrati in campo a dare i segnali più rincuoranti. A Quadro si fa notare subito per una conclusione di potenza ma centrale. Poi è il Mestre ad avere tre chiare opportunità di raddoppiare. Tutto in ripartenza, prima una bella iniziativa sulla sinistra che si spegne sull'esterno della rete, poi altre due incursioni non paragonabili per pericolosità ma che continuano a impegnare severamente la difesa rossalabardata. Il raggio di sole calcistico per la Triestina però arriva comunque nonostante le difficoltà. Sulla staffilata dai 30 metri di Acquadro, Gagno non ce la fa a trattenere il lesto Pozzebon, ruba il tempo al portiere e realizza alla Inzaghi. Sarebbe un punto d'oro visto l'andamento della sfida, ma l'ingenuità in pieno recupero su Bussi purtroppo regala al Mestre 3 punti.